Il quartiere di Levante a Molfetta celebra la Madonna della Pace, titolare dell'omonima parrocchia. Per ricordare la dedicazione della chiesa, avvenuta il 7 giugno 1998, è stata celebrata una messa presieduta dal parroco Don Angelo Mazzone, nella zona periferica in via di Vagno. Poi una fiaccolata dei fedeli ha accompagnato l'icona della Vergine in parrocchia. L'idea, insieme agli amici dell'Associazione Madonna della Pace, di portare qui in questa strada, via di Vagno, l'icona della Madonna è stata condivisa perché proprio 46 anni fa la comunità veniva fondata dal compianto vescovo Monsignor Garzia, vescovo di Molfetta. È lui che ha avuto l'idea di fondare la comunità Madonna della Pace, appunto di intitolarla alla Madonna della Pace. Poi l'icona quest'anno compie 25 anni, fu benedetta nel 1999 dal vescovo Monsignor Donato Negro, allora vescovo di Molfetta, esattamente un anno dopo la dedicazione della chiesa, il 7 giugno. Allora abbiamo pensato di tornare nel quartiere, perché poi questo è un quartiere un po' dormitorio, diciamo così, in periferia della città, e quindi è bene anche ogni tanto risvegliare un po' le origini, risvegliare anche il culto e l'amore per la Madonna. Sul sagrato della chiesa l'atto di affidamento alla Madonna con Monsignor Domenico Cornacchia, vescovo della diocesi di Molfetta Ruvo Giovinazzo Terlizzi. Sono oltre 25 anni che è stata generata nella mente e poi realizzata, messa a fuoco dai vari vescovi che si sono avvicendati, in modo particolare dal venerabile Don Tonino Bello, che è stato presidente di Pax Christi Italia e che ha voluto incoraggiare i primissimi parroci, i primi pastori di questa comunità. Ebbene, significa per me è una porta d'ingresso nella nostra città, per chi viene dal sud, chi viene dall'autostrada, chi viene da Bari, ecco, imbattersi nella città di Molfetta con questa parrocchia, con questa bella comunità intitolata alla Madonna della Pace, è un augurio, è una scommessa, è ciò che io auguro alla nostra città, al mondo intero. Dobbiamo chiedere a buon Dio, tramite l'intercessione di Maria, il dono della pace universale, pace che deve partire però dalle nostre famiglie, dalle nostre case.